Proseguiamo allora sempre nella lettura di Eckhart Tolle. Abbiamo parlato di iniziazione. E che cos'è l'iniziazione al risveglio? Dice Eckhart Tolle, è un atto di grazia. Cioè dice, non è che potete fare qualcosa per provocarlo, perché di solito chi vuol fare qualcosa per provocarlo è l'ego. E quindi poi l'ego se ne appropria subito. Dice, praticamente dice, non vi è nulla che potete fare per risvegliarvi. Qualsiasi cosa facciate, ci smetterà in mezzo l'ego, e per l'ego il risveglio diventa una sua proprietà per farsi bello, più importante, in questo modo la distrugge. Dice Tolle però, solamente il primo risveglio avviene per grazia. Ecco, quindi avviene attraverso di voi. Ma dopo invece, lui dice, potete fare una scelta cosciente per essere presenti. Cioè, una volta che l'avete avuto, potete fare una scelta. In altri termini, con la grazia del risveglio inizia la vostra responsabilità. Cioè, in altri termini, in termini tradizionali, avete un libero arbitrio, potete scegliere. Allora, il vostro proposito principale diventa aprirvi alla coscienza e portare la luce della coscienza nel mondo. Ma questo non vale per un essere umano, vale per tutti. Questo è lo stesso rapporto tra l'essere umano e il risveglio, c'è cioè lo stesso rapporto che c'è tra un essere o tra un gatto e il salto, la capacità di saltare. Einstein diceva: voglio conoscere la mente di Dio, il resto sono dettagli. Che cos'è la mente di Dio? La coscienza. Cosa significa conoscere la mente di Dio? Essere consapevoli. E cosa sono i dettagli? Il proposito esteriore, cioè tutto quello che avviene all'esterno. La cosa più significativa che possa accadere a un essere umano è già accaduta in voi, l'inizio del processo di separazione tra il pensiero e la consapevolezza. Questo è il risveglio. Detto in altri termini, la consapevolezza è lo spazio in cui i pensieri esistono quando quello spazio è diventato cosciente di se stesso. Ok, vediamo adesso cos'è il proposito esteriore. Il proposito esteriore invece è ciò che fate poi concretamente. Lavate i piatti, pulite per terra, studiate un libro. Ma quando imparate a lasciare che il proposito esteriore sia guidato dal proposito interiore, cioè che siano rispettati gli ordini dell'amore interno, cioè che l'anima dà le direttive al cocchiere, è il padrone del carro, allora, dice Tolle, vedrete la pazzia della nostra civiltà così chiaramente. E allora le persone che si risvegliano si accorgono di essere alienati dalla cultura che li circonda. Ma in una prima fase è come essere in mezzo a due terre, la terra da cui si è partiti, che è la terra dell'ego, e la terra in cui si è intravisto, che è quella dell'anima. Si è tra due mondi. Non siamo più guidati dall'ego, tuttavia la consapevolezza emergente è ancora labile. E quindi il proposito interiore e quello esteriore raramente ancora sono fusi, c'è ancora questa separazione. Un altro tema, appunto, sempre su questa linea, quando secondo la nostra cultura diciamo io ce l'ho fatta, sono riuscito, ho avuto successo, si intende che cosa? Significa io ce la faccio in un campo, significa solo a condizione che vi siano migliaia o milioni di persone che non ce la fanno, cioè il farcela nel mondo della dualità, significa che qualcun altro fallisce, avrei bisogno di altri esseri umani che falliscono. E lo stesso proposito esteriore è sempre poi relativo, impermanente. Qualunque attività tu svolga, possono essere anche ottime attività, ma se non le connetti al proposito primario, tu continui a essere nell'ego, anche se fai lavori per portare il paradiso in terra. Dice ancora, se non sei allineato con il proposito primario, qualunque proposito secondario tu stia perseguendo,
sarà dell'ego e condurrà prima o poi alla sofferenza. L'ego si insinuerà nel come fai la cosa e corromperà il fine. Quindi il mezzo viene a corrompere il fine. Quindi, in altre parole, una volta che sei risvegliato, non sono più gli obiettivi e le tue azioni ad essere primari, ma lo stato di coscienza da cui provengono. Questo sì che crea la possibilità di una nuova realtà, perché il proposito esteriore si carica di un potere spirituale, che è insieme all'impulso evolutivo dell'universo. Dice, quando la cosa che fai diventa il proposito principale della tua vita, ecco qui è importante, neghi il tempo. Cosa vuol dire? Che sei totalmente nel presente, non c'è più il futuro, non c'è più il passato, sei totalmente lì. La negazione del tempo, il fatto che il tempo sparisca, il tempo psicologico intendiamo, fa sì che crea un collegamento tra il proposito interiore ed esteriore, tra l'essere e il fare. Se prendiamo un altro campo, un campo di studi, che è quello del flusso, la teoria del flusso, nell'ambito di studi sulla creatività, dice proprio che siamo nel flusso nel momento in cui non c'è più la percezione del tempo. Non c'è più la percezione dei bisogni, addirittura dei bisogni materiali. Sei totalmente assorbito da ciò che fai, sei totalmente nel presente. E quindi ci dice Tolle, quando neghi il tempo, cioè quando proprio non ti accorgi più del tempo, perché non pensi al futuro, ma sei totalmente assorbito nel presente, cosa fai? Stai negando l'ego. Qualsiasi cosa tu faccia sarà fatta straordinariamente bene. Il tuo fare diviene un canale grazie al quale la coscienza entra nel mondo, perché tu sei coscienza, mentre fai questo sei coscienza, e gli oggetti che costruisci, le cose che fai, si riempiono di questa qualità della presenza e della coscienza. C'è una qualità in quello che fai, anche nella cosa più semplice. E qui tocchiamo un tema invece dei più importanti di oggi, lo stress, l'ansia, che è una delle malattie del secolo. Dice Tolle, ogni volta che diventi ansioso o stressato, puoi star sicuro che il proposito esteriore ha avuto la meglio e hai perso di vista il proposito interiore. Hai dimenticato che prima viene lo stato di consapevolezza e poi viene tutto il resto. Questo è un tema fondamentale, perché normalmente noi siamo abituati che prima dobbiamo fare le cose, quindi ci dedichiamo al tempo dell'ego, poi ci avanza un po' di tempo, quello lo dedicheremo alla meditazione, al lavoro sull'anima, ma è sempre un tempo limitatissimo. Invece, in questa via di insegnamento, è lo stato, il risveglio, cioè mantenersi in uno stato di coscienza, di presenza, è il proposito interiore, e quindi il proposito numero uno, senza il quale avrò il cuore chiuso e l'intelligenza offuscata, sarò ottuso. Parlando in altri termini, quando osserverò le cose, le osserverò col giudizio. Perché è quel giudizio, cioè, che cataloga, divide in ciò che mi piace, ciò che non mi piace, ciò che è bene, ciò che è male. E Krishnamurti dice proprio che osservare senza giudicare è la più grande forma di intelligenza. E Goethe dice, sapete qual è la cosa più difficile in assoluto per un essere umano? Avere una cosa davanti agli occhi e vederla per quello che è. Cioè Goethe aveva intuito il significato della presenza mentale. Ma, dice un interlocutore, ma se io voglio fare una grande cosa nella vita, non posso mica occuparmi di piccolezze? Dice, bene, dice Tolle, le cose grandi nascono dalle piccole cose, quando sono onorate e ci si prende cura di quelle. La vita è tutta fatta di piccole cose. La grandezza è un'astrazione dell'ego, della mente, quindi della mente concettuale. Dice, il paradosso è che il fondamento per la grandezza, cioè fare veramente cose grandi, è proprio nell'onorare le piccole cose del momento presente, invece di inseguire via della grandezza, che è una espressione della mente concettuale. Come l'atomo, che è una delle cose più piccole e che tuttavia contiene un immenso potere. Solamente quando ci si allinea al momento presente, si ha accesso a quel potere, o forse meglio, il potere ha accesso attraverso di te in questo mondo. E qualcosa succede allora?
ansia, stress, negatività ti tagliano fuori da quel potere. Noi diventiamo ansiosi perché siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché vogliamo fare meglio le cose. È proprio la preoccupazione, è quella che ci consente di farle peggio. Più siamo preoccupati, peggio faremo le cose. Siamo quindi di fronte a una soluzione tentata. Il problema, la preoccupazione è il problema, non sono le cose. Quando sei ansioso, preoccupato, stressato, vivi nell'illusione che tu sei separato dal potere che guida l'universo, cioè sei separato da Dio. Allora là ti lotti sempre, sei continuamente in lotta con qualcosa. Che cosa sono in fondo stress, ansietà e negatività? Significano un segnale sono, che sei andato via dal momento presente. E perché lo hai fatto? È qui. Perché l'ego ha insinuato dentro di te che c'era qualcosa di più importante. Hai dimenticato il proposito principale, hai dimenticato che tu sei un essere umano. Ti stai comportando come un robot. Un piccolo errore di percezione crea un mondo di sofferenza. Bene, attraverso il momento presente hai accesso al potere della vita stessa, quello che tradizionalmente è chiamato Dio. Appena ti allontani dal presente, Dio cessa di essere una realtà nella tua vita e tutto quello che vi rimane è un concetto mentale di Dio in cui le persone credono e altre no. Gesù dice: osservate i gigli nel campo come crescono, non faticano, non tessono. Eppure vi dico che neanche Salomone in tutta la sua magnificenza vestiva come uno di essi. Allora possiamo dire che la totalità, la vita vuole che l'alberello diventi un albero, ma l'alberello non si vede separato dalla vita e così non vuole nulla per sé. È una sola cosa con quello che vuole la vita. Ecco perché non è preoccupato, stressato. E se deve morire? Prematuramente, muore con facilità, si arrende alla morte, come alla vita. Gesù ama richiamare la nostra attenzione sulla natura perché in essa vede un potenziale d'azione con la quale gli esseri umani hanno perso il contatto ed è il potere creativo dell'universo. Dice Gesù che se Dio è rivestito dei semplici fiori di tale bellezza, tanto più Dio rivestirà voi. Se la natura è bellissima espressione dell'impulso evolutivo dell'universo, quando gli umani si allenano con l'intelligenza che vi è al di sotto, che passa attraverso di loro, esprimeranno quello stesso impulso a un più alto livello mirabile. Allora sì che siete autentici con la vita, perché siete autentici nel vostro proposito primario. Diventate presenti, totali, e ogni vostra azione si carica di potere spirituale. All'inizio possono non esservi cambiamenti percepibili in quello che fate, cioè nel tipo di azione. Lavate i piatti, continuate a lavare i piatti, studiate, continuate a studiare. Cambia però che cosa? Cambia il come. Nei nostri termini, cambia la qualità della relazione che voi instaurate con l'azione che compiete. Ora, il vostro proposito primario è quello di mettere la coscienza in grado di fluire in ciò che fate. Il proposito secondario è qualsiasi cosa vogliate raggiungere attraverso il fare. E poi guardate, guardate qua. Quando incontrate delle persone, date loro la vostra completa attenzione. Quindi, prima cosa, instaurate la relazione. Se dovevate vendere o comprare, chiedere o dare informazioni, tutte queste cose sono secondarie. Il campo di consapevolezza, allora, che nasce tra voi, diventa il proposito primario per l'interazione. Quello spazio di consapevolezza diventa più importante di quello di cui parlare, più importante di oggetti fisici o del pensiero. E questo nel film Kauna, ieri l'abbiamo proprio visto, un film veramente che vi consigliamo di vedere, Kauna. The big cone. The Big Kahuna. Allora, l'essere umano diventa più importante delle cose di questo mondo. E qui faccio una parentesi, cito Kant, che
la vostra, che l'essere umano non sia mai considerato mezzo, ma sempre e soltanto fine. E l'essere umano, il fine dell'essere umano è il risveglio, il fine dell'essere umano è la presenza nel mondo, il fine dell'essere umano è il portare la coscienza in ogni azione che compie. Allora questo genererà la costruzione di un mondo nuovo. Questa è veramente l'unica vera rivoluzione politica possibile. Quando l'essere umano diventa più importante delle cose di questo mondo, non significa che trascurate ciò che deve essere fatto a livello pratico. Questa è una delle più comuni illusioni che costituisce una resistenza alla crescita spirituale. Ma se mi dedico alla spiritualità, però poi faccio le cose. Non è così. Semplicemente che il fare si svolge addirittura più facilmente, non solo, ma ha più potere, in quanto la dimensione dell'essere è riconosciuta e diventa così primaria. E poi conclude, il sorgere di questo campo unificato tra gli esseri umani è il fattore essenziale delle relazioni per un mondo nuovo, futuro. Cito solo un piccolo caso, quando si fanno costellazioni familiari, un bel insegnamento di Heidegger, la notte dell'intenzione, la notte del sapere, ecco, cioè voglio dire, non pongo nessuna intenzione, sono solamente in ciò che accade, nel qui ed ora, non ci deve essere pensiero. C'è separazione tra coscienza, lo spazio della coscienza e il pensiero. Quando si fanno così, le costellazioni possono diventare una grande risorsa di guarigione.